Buongiorno a tutti, amici e amiche creative. Oggi giro questo video perché andremo a realizzare il primo video tutorial in collaborazione con l'azienda BBCraft. Scusate se mi vedo che muovo le mani, ma perché c'è il gatto che sta facendo i dispetti. Niente, come potete notare, sono passati circa 5 mesi, 6 mesi, non ricordo con la precisione. Comunque, più avanti, dopo i video tutorial, realizzerò i video per mostrare le creazioni che avevo realizzato prima e durante l'estate. E poi farò anche un video dove vi dirò e vi racconterò la mia esperienza sia lavorativa che tutto quello che è successo poi successivamente. E niente, oggi andremo a realizzare un video tutorial molto molto semplice. Allora, per prima cosa vi mostro questo che avete visto già nel video unboxing, è una scatolina dove già trovate tutti i componenti per realizzare degli orecchini o delle semplici collanine. Questo era il codice. E la trovo davvero carinissima. In questo caso, la scatola contiene 5 colorazioni differenti di queste bellissime farfalline. Io riesco a mostrarvene 3 perché 2 le ho già utilizzate, le vedrete poi più avanti in un video creazioni. Allora, se non erro, troverete anche il giallo e anche il nero. Poi trovate questo bellissimo rosa, poi il bianco e l'azzurro, quindi azzurro, rosa, bianco, giallo e nero. Poi all'interno appunto troverete questi gancetti che servono per appendere appunto le farfalline. Poi troverete al suo interno questa bellissima catenina, trovate diversi pezzi, per la precisione ci sono 1, 2, 3, 4, 5 e quella che ho usato 6. Ci sono 6 catenine già composte da moschettone e anellino, molto belle, delicata, molto molto delicata. Poi al suo interno di questo piccolo kit troverete anche le monache e le francesi, eccole qui, tutto in colorazione dorata e degli anellini. È un kit molto molto carino perché è molto versatile, si può sia comporre semplicemente una creazione molto molto semplice oppure qualcosa di un po' più particolare. Allora, vi mostro quella che ho realizzato molto molto semplice, appunto semplicemente assemblando i pezzi con questa color oro e sono gli orecchini, quelli qui. Semplicemente agganciati alla monachella francese, oppure se li volete leggermente più lunghi, vi basterà appunto mettere due anellini qui tra la monachella e il gancetto della farfallina. Sono molto comodi perché appunto con le mascherine di questo periodo è molto comodo averli più piccoli perché ci permette di sfilare e infilare il gancio della molla. E poi ho appunto fatto anche la catenina, la farfallina sulla catenina. Ecco qui, ho messo il gancetto, ho passato la catenina ed è davvero molto molto delicata e carina perché appunto piacciono queste cose molto piccole e delicate. Noi invece oggi andremo a realizzare qualcosina di più particolare, molto semplice ovviamente, ma un po' più particolare. Quindi andremo ad utilizzare appunto le farfalline. Avete bisogno di charm, che poi potete utilizzare un qualsiasi altro charm, però in questo caso io utilizzerò queste farfalle che sono stupende. Poi avrete bisogno di qualche rocaille, ma proprio pochissime, 8, 8, 6, 7, 20 rocaille, non di più. Poi avrete bisogno di un filo di cipollottini, io sto utilizzando questi che sono i 6x4 forse, comunque piccoli proprio per, come potete vedere, non sono gli 8x6. Sono i 6x4, i 6x4. Ho scelto un'unica colorazione, come potete vedere, per abbinarle alle farfalline. Ovviamente voi potete scegliere più colorazioni, potete fare un unico filo sfumato, sfumandolo, per esempio azzurro o bianco, sfumarlo, o potete farla a multifilo. Io in questo caso realizzerò solo due fili, uno cipollotti e uno con le farfalline. Tutto è versatile come meglio credete.
Poi servirà un moschettone, una chiusura, un attibarra, quello che preferite per chiudere appunto la collana. Avete bisogno ovviamente di un metro per decidere le distanze, di pinze, avete bisogno di ago e filo. Io sto utilizzando come filo la Lenza da 0,16, qualche anellino, se fate in colorazione d'oro potete utilizzare questi qua nel kit, e poi utilizzerò anche questo. Questo è un filo in fermo Lexus, scusate il gatto. È un bellissimo filo, una bella catena in color argento che ho sempre preso da Babycraft con l'ultimo unboxing. Io già mi sono portata avanti e ho tagliato appunto un filo lungo 43 centimetri perché appunto vediamo, ecco qui 43. Perché sono 40 per il girocollo più 3 centimetri per quanto riguarda l'estensione per chi magari la vuole un po' più giù. E niente, iniziamo il video tutorial barra assemblaggio. Allora, per prima cosa prendete appunto ago e filo. Io mi sono portata già avanti, ecco qui. E mettete sul filo 8 Rocaille 110, chiudete a cerchio, poi ovviamente rinforzate il filo e vi troverete in questo modo. Ora, ok, allora ho aperto il filo di cipollotti, finita con due non litigate. Ho aperto il filo di cipollotti e ora iniziamo alla lavorazione. Quindi, una volta inserite 8 rocaille, chiuso a cerchio e rinforzato, inserite sull'ago una rocaille ed ora non dovete fare altro che inserire i cipollottini lungo tutta la misura che volete raggiungere per creare appunto il giro della collana. Io ora continuo a infilare i cipollotti e ci vediamo a infilaggio terminato. Ok, come potete vedere, ho inserito i cipollottini. Ho inserito la misura di 25 centimetri. Sono arrivata a 25 centimetri e ora facciamo la stessa chiusura come da questo lato. Quindi abbiamo 8 rocaille che fanno il cerchio e una che fa parte della chiusura. Quindi una per qui, e quindi la mandiamo giù, e 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, mandiamo giù e in questo caso dobbiamo rientrare solo esclusivamente in questa la prima inserita, quella vicino ai cipollottini, e passare attraverso tutti i cipollottini, così, scusate, è saltato via, ecco qui. Vi consiglio di non tirare troppo, altrimenti il lavoro inizia a tirare e diciamo, il filo non rimarrà morbido, ma diventerà rigido e storto. Quindi fate questo passaggio. Ora, come potete vedere, abbiamo il cappietto sia da questo lato che da questo. Dovete ripassare in tutti i cipollottini, ripassare in questo archetto, ritornare, rinforzare anche questo girando un paio di volte qui e poi passare attraverso il filo e bloccare da qualche parte per poter poi tagliare il filo nel cesso. Facciamo questo e poi proseguiamo l'assemblaggio. Eccomi di ritorno. Come potete vedere, ho completato il filo. Notate come appunto rimane morbido e non si sovrappongono perché poi a volte poi si stringe troppo, si solleva così il cipollotto. È come quando realizzate un paio di orecchini che inserite una goccia sotto, se tirate troppo la goccia poi rimarrà bloccata, diciamo, troppo rigida e non ha quel bellissimo dondolio che dovrebbe avere, quindi è un dettaglio molto importante. Dovete tirare il giusto, come potete vedere. Questo è anche un altro metodo che mi piace molto perché appunto per chi non ha lo
lo schiaccino, potete benissimo realizzare una collana assemblaggio realizzando appunto questi cappietti, dove poi andrete a inserire gli anellini e potrete comunque realizzare qualcosa. E oltretutto a volte gli schiaccini si staccano, si rompono se non vengono inseriti bene e comunque non tutti li abbiamo, come in questo caso io non li ho. Preferisco per lo più realizzarmi i gancetti da sola. Ok, una volta realizzato questo, come potete vedere, ho cambiato la catena e il moschettone, li avevo presi appunto in argento, però siccome sono per le locali dorate, le farfalline anche hanno i bordi, il gancetto dorato, ho cambiato. Anche questa è la stessa catena di questa, come potete vedere, ci sono diverse colorazioni di queste, non c'è la bustina o il codice, comunque trovate giù nell'info box il link diretto alle catene. Comunque dove andate per queste cambiate i colori e trovate anche questa, trovate anche quella in bronzo, quella in bianco, mi sembra, in platino, non ricordo, comunque ci sono altre colorazioni. Quindi, una volta realizzato appunto la catena, in questo caso questo è 25, questo l'ho tagliata più lunga, l'ho tagliata a 50 perché troppo girocollo personalmente non mi piacciono. Quindi ora ci regoliamo e realizziamo l'assemblaggio. Io voglio appunto che la catena scenda un po' più giù rispetto al filo, appunto per risaltare le farfalline. Ecco, diciamo che io prendiamo il centro prima, ok, così, e poggiamo, allora, un po' meno del centro perché dobbiamo considerare anche questi che sono 4, 5, 6 anellini che servono per lasciare l'estensione. Quindi facciamo così, vediamo un po'. Ecco, così mi piace. Io tirerei ancora un po' più su questo. Così, sì. Ok, ora semplicemente con le pinzette iniziamo a montare tutti i pezzi. Quindi mettiamo il moschettone o appunto la chiusura, come più preferite. Ecco qui. Con il moschettone dovete appunto lasciare un po' di catena per poter appunto realizzare la prolunga. Io in questo caso, che non la sto utilizzando, stacco un pezzo dai 50 perché è troppo lunga così, perché ho deciso di utilizzare una T-bar. Apro e volendo si può mettere direttamente nella catena così, oppure inserite un anellino, come più preferite. Ok, la chiusura l'abbiamo inserita. Ecco qui. Ora prendiamo gli anellini e inseriamo appunto anche qui l'anellino, uno nell'asolina che abbiamo realizzato e uno nell'anellino, così. E chiudete. Perfetto. Ora di nuovo un anellino, ecco qui, e inseritevi nell'asolina che abbiamo realizzato e qui. Ok, controlliamo se ci piace la lunghezza e tutto. Ecco qui, perfetto. Ora prendiamo gli anellini. Apriamo l'anellino, inseriamo una farfallina e inseriamoci, in questo caso una la inserirò al centro, qui. Un attimo, individuo il centro. Ok, ecco qui il centro. Questo è il centro della nostra collanina.
Ora sta a voi scegliere se volete realizzare un attimo, non ho chiuso bene l'anellino come al solito. Bene. Ora sta a voi decidere se volete realizzare anche gli orecchini. Inserite solo tre farfalline sul fondo, in modo come più preferite, altrimenti inseritene 5 come preferite. Io ora le inserisco e ci vediamo a farfalline inserite. Eccomi di ritorno. Come potete vedere, ho inserito le farfalline. Mettetene una al centro e poi decidete dove inserire la seconda, contate gli anellini qui e ripetete gli stessi anellini di qui e inserite la successiva. E lo stesso di qui, decidete per le altre due, decidete dove inserire la terza e poi la quinta, contate sempre lo spazietto che avete lasciato per inserire gli altri. Ovviamente questo è solo un esempio. Un esempio per utilizzare magari una bella box anche in modi diversi, anche in modi vari, perché ovviamente siamo delle artiste e ci piace sempre appunto cercare nuove soluzioni. Questa è la soluzione semplice, questa è la soluzione un po' più particolare. Ricordatevi sempre che se mettete una T-bar dovete chiudere, quindi non potete mettere lo spezzone. Se invece mettete lo spezzone potete mettere un moschettone e poi qui sotto potete inserire un charm con questi cipollotti o potete inserire solo tre farfalline, potete alternare farfalline con dei cipollottini che pendono dello stesso colore del filo, potete inserire un filo di cipollotti, due fili di cipollotti e uno con le farfalline, potete inserire un filo di cipollotti e 3-4 fili di fili di catene. Potete davvero, potete cambiare i colori, farli sfumati, potete realizzare davvero un kit molto semplice in qualsiasi modo voi vogliate. È molto molto carina, molto delicata, vedete? A me piace molto. Oltretutto, sapete che adoro le farfalle, altrimenti non mi chiamerei così. E niente, questo è il risultato anche senza, come potete vedere, potete anche inserirlo direttamente nella catenina, ecco qui. Potete scegliere di mettere un anellino oppure aprite uno degli anelli della catena e inseritelo direttamente qui. A me piace di più con l'anellino, è più mobile, diciamo. E niente, ragazze, questo è un video giusto per ritornare. Per concludere la collaborazione con BB Craft, che è rimasta in sospeso da 5 mesi ed è un assemblaggio molto molto semplice, appunto, per farci un po' anche di compagnia. Niente ragazze, io vi saluto, prossimamente uscirà anche il secondo video tutorial e poi vi pubblicherò i miei video acquisti, le video creazioni, video creazione di alcuni progetti che hanno partecipato ad alcune gare che purtroppo ancora non ho pubblicato. Quindi da Fairy Creation è tutto, se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su. Spero vi abbia fatto piacere il mio ritorno, io vi mando un grosso bacio e al prossimo video, arrivederci.